Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Spore. Come vedete in questo momento siamo nel nostro nido a riposarci e a guardare il cielo per capire un cazzo. Non capiamo un cazzo, basta, punto. Non capirete mai un cazzo nessuno qui. Cose brutte, questi animali schifosi. Esseri, dobbiamo uccidere altri esseri, difenderci da bestie enormi che ci attaccano all'improvviso. Ora dobbiamo mangiare perché siamo affamati. Che vita di merda che facciamo, insomma. Come vedete ragazzi, siamo finalmente tornati con questa bella serie e con i nostri piccoli animaletti, così piccoli e pucciosi. Sono così belli che sono teneri e fantastici. Sono i migliori animali che abbia mai visto. Sono anche più belli dei gatti. E io... lo sapete anche voi che così sono più belli dei gatti. Non voglio sapere niente. Ora andiamo a trovare altre specie, dimostriamo la nostra bellezza, il nostro fascino e facciamo amicizia con altri esseri e passiamo alla prossima fase, ovvero fase scoprirete dopo che ho completato queste cose. Non vi voglio fare spoiler, mi dispiace. Ok, questi sono i nostri amichetti. Ciao scimmietta. Andiamo a trovare altre specie sperando che non ci vogliano male. C'è un'altra specie lì, come ho capito. No, aspetta. Lo sto capendo. Sto coso cammina a cazzo. Io lo metto che dovrebbe andare avanti. Se ne va a destra, a sinistra. Ciao scimmiette. Allora, prima cosa raccogliamo questo oggetto. Raccolto le zampe di criceto. Andiamo un po' avanti a cercare altre specie sperando che non ci vogliono. Ok, ci sono altre specie qui dietro. Speriamo che ci siamo simpatici. Ok, c'è una specie lì che non sembra né cattiva né... Ho messo vero i comandi. Atteggiamento socievole. Non voglio finire come l'altra volta che ci massacriamo. Ora ballano tutti insieme. Ok, fascino. Mostriamo il nostro fascino. Come ho capito il loro fascino è molto più forte. Speriamo che fanno altre cose. Io odio queste cose. Fanno sempre le stesse cose. Soprattutto fanno le cose che noi siamo più scarsi. Ecco, se avevi fatto canto prima ora saremmo diventati amici. Proviamo con l'altra specie. Speriamo che siamo più forti ovviamente. Sono bellissimi però questi cosi. Sono molto carini. Balliamo anche noi. La danza da man... Continuiamo a ballare, vai. Io vi odio. Cioè avete fatto l'unica cosa che noi non sappiamo fare. Una cosa. Cosa sono sti cosi? Ah, sono belli. Sono molto carini. Ok, il ballo. Speriamo che fanno di nuovo ballo. Ok, così siamo più avanti di loro e riusciamo a fare amicizia facilmente. Ok, mostriamo anche noi il nostro bel fascino. Perfetto. Dobbiamo impressionare altri due. Oh, ci sono dei cosi lì. Sembrano molto socievoli queste specie da quel lato di questa montagna. Dobbiamo fare ballo, vero? Ok. Non l'avevo visto esattamente perché non si vede un cazzo. Che bello. Dormono e ballano. Ok, ora dobbiamo mostrare il nostro bel fascino. Perfetto. Dobbiamo impressionare l'ultimo. Impressioniamo quelli più piccoli che è più facile. Se no, se impressioniamo l'alfa ci mettiamo più tempo. Canto.
Ok, fascino. Probabilmente loro hanno forte il fascino e invece noi abbiamo canto e ballo. Ok, allora abbiamo, siamo riusciti a fare amicizia con quest'altra specie, fortunatamente. Ok, li abbiamo impressionati. Ora dobbiamo fare amicizia con un'altra specie, oltre due, non lo so. Cerchiamo di completare questa fase e passiamo alla fase creatura. No, questi... non so, non gli siamo molto simpatici, probabilmente. Ci sono altri esseri qui. Proviamo a fare amicizia con questi. Ragazzi, stiamo facendo amicizia anche con quest'altra specie. Solo che abbiamo perso, probabilmente. Lasciamo stare. Cosa sono sti cosi? Sono scimmie? Non puzziamo. Probabilmente ci conviene andare a spendere i punti e ritornare qui, perché da come ho capito sono tutti molto più forti di noi. Questi qua sono ancora più forti. Poi abbiamo un sacco di punti e ci conviene comunque spenderli e modificare il nostro animaletto, sperando che comunque riusciremo a finire questa fase in tempo senza altri problemi, come al solito. Siamo tornati al nostro nido. Oddio, questi che stanno andando, dove sta il mio nido? Ah, ok. Visti che si avvicinavano troppo, ho iniziato. Ok, ora si accoppiano ballando. Giustamente anche noi ci accoppiamo così, balliamo in un modo sexy e andiamo vicino al nido e deponiamo il nostro uovo. Quell'uovo poi nascerà un bel umano. Quell'umano che nascerà mentre lui depone l'uovo, i miei esseri combattono. Cose normali, succedono tutti i giorni. Bene ragazzi, come vedete siamo qui per modificare il nostro piccolo bastardo. Che bella cosa da dire. Allora, questo che cosa sarebbero, zampe? Non le mettere mai. Sono zampe normali. Ah, ma questi sono mani. Ecco, dicevo, com'è strano. Noi abbiamo questi piedi, giustamente, abbiamo il ballo forte. Le zampe, potremmo anche mettere queste. Sono molto più potenti anche, sono umanoide, credo. Che bello. Togli questi. Togliamo le zampe, mettiamo queste. Che così siamo più muscolosi, siamo maci. Wow, siamo delle bestie proprio. Ora ci vogliono queste mani. Del tipo, sono andato a fare palestra la settimana scorsa e mi ritrovo così, questo fisico normale. Proprio giusto ieri sono andato, no, la settimana scorsa. Come vedete, i miei muscoli sono cresciuti. La palestra, da come ho capito, fa veramente bene. L'avete visto anche voi dalle spalle che ho fatto in questi giorni. Togliamo questa bocca. Possiamo metterne anche una più forte, tipo questa che canto a livello 5. Tipo ne metterei due, solo perché sembra carino. Che bello. È ruttato, è un rutto normale che fa tutti i giorni. Allora, modifichiamo altro. Va bene così, non voglio spendere più niente. Colore della pelle va bene, mettiamo avanti. E siamo riusciti a fare belle cose in questo momento. Ora nasce il nostro piccolo animaletto. Ah no, ancora non siamo nati. E il nostro... la nostra specie sta partendo per un nuovo nido, credo, probabilmente. Lui saluta il suo amico e lei dice: va bene, andate avanti, io aspetto che nascono i piccoli. O almeno... ci spero.
Ma lei sembra ormai sconvolta, ma si accorge che i uovi nascono ed è felice perché sono nati i propri figli. I piccoli bastardi sono felici di vedere la loro madre che è rimasta per loro, anche se non capiscono un cazzo. La tua specie sta migrando verso un nuovo nido, segue gli altri per trovare un nuovo partner e una nuova casa. Usa la minimappa per navigare maggior velocità nel mondo del gioco, che è perfetto, non mi interessa un cazzo. Perché sono dei cani. Ok, mettiamo direttamente il pulso. Clicchiamo lì direttamente, così cammina da solo. Vediamo dove stiamo andando. Si sono fatti molta strada. E mentre i nostri piccoletti viaggiano per il nuovo nido, vi racconto una storia. Sempre di questo gioco, ovviamente. Tanto tempo fa, in questi territori, mentre comunque noi stavamo giocando, cioè andavamo in palestra con i miei amici. Siamo andati in palestra, infatti, come vedete, abbiamo fatto le spalle molto, molto muscolose. E sono anche i miei fratelli, i miei amici, sono ormai tutti palestrati, perché noi, cioè la nostra razza, di solito fa questo, cioè va a fare palestra, perché è normale, noi abbiamo già le palestre. Da come vedete, mentre comunque dopo che siamo andati in palestra, oh cazzo, dopo parliamo della palestra. Ecco perché erano spaventati sti cosi. Cazzo, è un dinosauro quello. Poi sta visuale di merda. Andiamo nel nuovo nido. Madonna, ste cose che succedono all'improvviso ti sconvolgono la vita. Comunque, ritornando a noi, parlando della storia che vi ho detto, fatta della palestra. Comunque, noi stavamo camminando insieme, cioè stavo con i miei fratelli e amici, ormai tutti pompati, da come vedete anche voi. Ritornati alla palestra, abbiamo incontrato un'altra specie. All'improvviso dice vicino a noi a noi non piacciono quelli muscolosi, perché vi credete fighi ma non lo siete. E io ho detto, ma come? Noi siamo fighi, anche voi siete fighi, noi siamo comunque amici. Vabbè, dopo che abbiamo discusso un po', abbiamo deciso di cambiare nido apposta, perché ci abbiamo cambiato casa. Perché lei comunque stavano contro di noi, non volevamo litigare, volevamo stare in pace, e in qualche modo ci siamo riusciti, come vedete, abbiamo cambiato nido e ora troveremo altri amici, non ci possiamo fare niente. Comunque loro non accettano i muscolosi e le cose vanno così nella vita. C'è anche razzismo in questo gioco. Va bene, dopo aver cambiato nido, ora esploriamo un po' e vediamo se altre specie non sono contro quelli muscolosi. Speriamo di no, perché non vorrei creare disagio anche alle altre popolazioni. Ora andiamo a fare amicizia con questi e vediamo se vanno d'accordo con i muscolosi. Ma sono carini questi cosi. Canto. Il nostro canto è molto più forte. È di parecchio anche, mio Dio. Ballo. Posa. Ok, siamo riusciti a fare amicizia. Ora proviamo a stringere amicizia con un altro. Ballo. Comunque ragazzi, cerchiamo di fare amicizia con quest'altra specie. Oh cavolo, ho sbagliato, scusate. Comunque stavo dicendo, cerchiamo di fare amicizia con questa specie e ci fermiamo qui. Nel prossimo episodio continueremo, più che altro perché alla fine siamo riusciti a fare molte cose e credo che tra poco passeremo alla nuova fase, da come avete visto. Palle. Cerchiamo di fare amicizia velocemente e passiamo alla prossima fase, che vedrete nel prossimo episodio. Sono felice comunque di aver concluso questa prima parte, cioè questa prima parte poi. Possiamo dire la seconda parte? Sì, è la seconda parte. Riusciremo comunque a passare alla terza fase, sperando che non sia troppo lungo come questa qui, perché come avete visto abbiamo perso parecchio tempo in questa parte. Mi dispiace di aver allungato anche le cose così.
ma purtroppo ci sono stati alcuni imprevisti, come avete visto anche mentre giocavamo, imprevisti così alla cavolo. Comunque siamo, credo che siamo passati alla prossima fase. Il cervello infatti sta crescendo. Vediamo cosa succede adesso. I nostri piccoli uomini muscolosi sono felici. Congratulazioni! Il cervello ha raggiunto il massimo sviluppo ed è pronto a fare faville. Preparati a passare alla fase tribù. Ecco la nuova fase, ragazzi. Fase tribù. Hai raggiunto la cima della catena alimentare. Clicca sul pulsante avanza quando vuoi passare alla fase tribù. Ok. Vabbè, non leggiamo anche questo messaggio, lo so come si fa. Bene, ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio con nuove cose, sperando. E spero anche di non essere... che non venga anche questa parte noiosa come questa qui, comunque, perché è durato quasi 4 episodi questa scena. Però vabbè, spero che comunque questa cosa, questa serie vi è piaciuta. Cioè questa serie, più che altro questi episodi vi sono piaciuti. Se vi è piaciuto anche questo episodio, cliccate mi piace o commentate e andate nella descrizione e iscrivetevi alla pagina Facebook, che lì vi perderete molte cose e fate male a perdervi molte cose. Alla prossima, ragazzi. Ciao a tutti!